Buongiorno cari amici, come state? Eccoci di nuovo insieme per un nuovo interattivo. Allora, come vedete, ho già preparato le tre varianti per l'illustro. Abbiamo il primo fiore, l'iris, questo splendido fiore con ovviamente sempre fresco del mio giardino e con i tarocchi dell'oceano. Poi abbiamo questa bella rosa rosa con i tarocchi marsigliesi e i tarocchi di Visconti Sforza con questo bel fiore di menta. Insomma, voi sapete che la menta diciamo, non è un fiore bellissimo da vedere, però la menta è veramente molto profumata, la usiamo per cucinare, è bella profumata, è una splendida pianta. E quindi niente, quello che preferite di più, quello che vi ispira, la pianta che più vi piace, il fiore che più vi piace, scegliete insomma quello che più vi ispira. Allora, vi dico il titolo dell'interattivo, intanto che voi scegliete. È questo: vacanze estive, flirt, nuovo amore o ritorno? Quindi, che tipo di amore ci aspetta quest'estate? Sarà un flirt? Una cosa che dura poco? Una fiamma che si spegne in fretta? Sarà un nuovo amore, l'amore per noi, quello per tutta la vita, quello che aspettavamo da tempo? Oppure addirittura un ritorno, una persona che ritorna dal passato che magari noi non pensavamo più che ritornasse, quando che già abbiamo perso le speranze? Magari una persona che nel nostro cuore ancora noi pensiamo e che non abbiamo dimenticato. Quindi abbiamo davanti a noi le vacanze estive che sono iniziate da poco, ma vogliamo sapere se le carte ci stanno dando un indizio che tipo di amore sarà. Il flirt, il nuovo amore oppure il ritorno? Vediamo. Allora, utilizzeremo i tarocchi, poi utilizzeremo i bigliettini oracolari e le letterine dell'eventuale nominativo. Vengo da voi. Oggi fa abbastanza caldo, siamo ancora a giugno, ma ormai giugno è belle che è andato. Questo interattivo ovviamente vale tutta l'estate, perché parlando di vacanze estive vale tutta l'estate, perché vale sempre dal momento in cui lo aprite e non dal giorno che vedete in cui viene registrato. Quindi questo video sarà valido tutta l'estate, per cui essendoci tre varianti potete tranquillamente vedervelo, anche guardarvi tutte e tre le varianti come più vi piace. Va bene, allora io penso che parto con la prima variante, queste due le metto da questa parte, l'ultima e la seconda. Allora, vacanze estive, che tipo di amore ci aspetta? Sarà un flirt? Sarà un nuovo amore? Sarà un ritorno? Vediamo cosa ci dicono i nostri amici tarocchi. Diteci perché ha scelto il fiore l'iris, questo bel fiore arancione. Che cosa aspetta i nostri amici quest'estate per quanto riguarda l'amore? Che tipo di situazione avranno? Vediamo un pochettino, fischiamo un po', vediamo un po'. Allora, fondo mazzo abbiamo un bel 10 di bastoni. Di sicuro uscite da una situazione abbastanza pesantina, voi del fiore arancione. Diciamo che è stato un inverno bello pesante, però insomma adesso è arrivata l'estate e sicuramente avrete modo di riprendervi dalle vostre ambasce. Qualunque tipo di ambasce abbiate avuto, che sia stato familiare, che sia stato un amore, che sia stato una situazione particolare, lavoro, è finito questo periodo di pesante. Alcuni di voi possono anche aver chiuso un amore che ultimamente era diventato veramente pesante da sopportare. Quindi alcuni di voi potrebbero anche aver concluso una relazione che faceva acqua e che non portava da nessuna parte. Abbiamo anche questa carta del mondo,
che ci fa capire che effettivamente volete rigenerarvi, volete ricominciare la vostra vita, perché il mondo è una carta di fine, ma anche di inizio, di ricominciare. E quindi probabilmente adesso volete proprio ricominciare un po' tutto da capo, riprendervi da queste fatiche, qualunque fatiche voi abbiate dovuto sostenere. Vediamo però adesso cosa ci dicono le carte su questa persona, questo tipo di amore che voi incontrerete. Quale delle tre tipologie, se flirt, se nuovo amore oppure un ritorno. Vediamo che cosa dicono. Prendo 5 carte e poi le sviluppiamo. Lo metto più in qua in modo che riusciate a vederle. Vediamo queste prime 5 carte, poi le sviluppiamo. Vediamo. Abbiamo la carta della giustizia, 10 di spade, la fine di un qualcosa, paggio di denari, cavaliere di coppe, cinque di spade. Allora, indubbiamente qualcosa di nuovo c'è per voi all'orizzonte. Abbiamo queste due carte di spade che ancora ci parlano di questo periodo pesantino che avete dovuto sopportare, ma abbiamo anche queste carte, il cavaliere di coppe e questo bel paggio di denari, che ci parlano di novità in arrivo, di belle cose in arrivo, buone novità per voi anche in affari, e anche una eventuale proposta amorosa, e che potrebbe anche essere una proposta amorosa da parte proprio di una persona nuova, quindi un colpo di fulmine, un amore a sorpresa. Vediamo però, voglio vedere se questo nuovo amore sarà per voi un colpo di fulmine oppure no. Quindi se sarà un nuovo amore, un colpo, per il colpo di fulmine è di fatto un nuovo amore. Vediamo un po' perché è uscito questo cavaliere di coppe. Vediamo perché, diteci perché c'è il cavaliere di coppe. Vediamo perché c'è il cavaliere di coppe. Una carta della stella, la carta della regina di coppe, la carta della stella. Allora sì, allora è una persona nuova, vi confermo che sarà una persona nuova che voi conoscerete, quindi decisamente un nuovo amore. Sarà appunto durante un viaggio, forse un viaggio di lavoro, un viaggio di piacere, o durante il viaggio o in questo posto dove andrete voi conoscerete questa persona nuova, quindi una persona nuova di zecca, una persona molto piacevole che vi colpirà da subito, anche una persona, una bella persona con buoni principi. Questa persona vi colpirà subito. Voi tra l'altro se uscite anche come regine di coppe, siete delle donne molto intuitive, emotivamente mature, per cui voi proprio verrete colpite da questa persona e ci sarà effettivamente un colpo di fulmine con questa persona. Vediamo però se è un colpo di fulmine, quindi un nuovo amore che dura nel tempo, se è il classico flirt estivo, cioè la persona che tu conosci ma poi magari finisce lì. Vediamo, ci sapete dire che tipo di relazione sarà con questa persona. 10 di denari, 3 di bastoni, il mago, paggio di bastoni. Vediamo un pochino ancora qualche altra carta. Allora, questa persona probabilmente, ma prendete con le pinze quello che vi dico, potrebbe essere un flirt, diciamo una di quelle situazioni amorose che iniziano e finiscono.
Ma non perché questa persona non possa, non sarà interessata a voi o non sarà colpita da voi, sarà molto colpita da voi, ma perché questa persona probabilmente non è libera, non sarà libera. Quindi, non essendo libera sentimentalmente, o magari avendo una situazione, diciamo, familiare un po' intricata, non sarà disponibile. Per cui già quello fa pensare all'offerta, a qualcosa che comincia e finisce proprio perché non ha le basi per poter andare avanti. Tra l'altro questa persona è un po' un manipolatore, un uomo che sa affascinare le donne, quindi probabilmente potrebbe approfittare della situazione, ovviamente voi consapevoli, perché ad alcuni di noi può anche piacere il flirt, la cosa che comincia e finisce, non è detto. E quindi ovviamente avrete questa relazione con questa persona se vorrete, però questo è un tipo di questo, cioè mordi e fuggi, è il classico manipolatore, quello che fa tutto lui, sa tutto lui, quindi la classica persona di cui ci si può fidare ma non del tutto, che approfitta delle situazioni, quindi potrebbe approfittare della vostra disponibilità, della vostra bellezza, del vostro fascino. D'estate sembriamo tutti più belli, più disponibili per ammaliarvi, conquistarvi, però poi non è detto, non è sicuro per tutti, ma queste carte mi fanno pensare più a un flirt che a un'effettiva relazione, anche perché questa persona ha delle caratteristiche nel suo carattere un po' particolare, una persona arrogante, ambiziosa, materialista, una persona che è più propensa, che guarda di più, che è più dedita agli affari, al lavoro, alla carriera, per cui magari potrebbe prendere questo incontro con voi proprio così, come un gioco, come un qualcosa, un flirt estivo che comincia e finisce. Anche una persona nella vita anche molto indecisa, che non riesce mai a decidersi nelle cose, per cui probabilmente è molto probabile che sarà un flirt per voi che avete scelto questo. Questo fiore l'iris. Io comunque vi do, allora, diciamo che al 90% sarà questo tipo di amore, però potrebbe essere un 10% che potrebbe parlarci una persona veramente sincera e con cui magari potete continuare la relazione. In ogni caso sarà un colpo di fulmine. Vi dico cosa vi potrebbe dire questa persona e poi le iniziali eventuali del suo nome o cognome. Allora, aspettate che prendo anche questo dell'iniziale. Vediamo comunque, perché abbiamo detto che non è sicuro che sia un flirt che comincia e finisce, anche se le carte dicono di sì. Ti amo così come sei, sono le cose che potrebbe dire questa persona. Sei bella come il sole del mattino. I tuoi difetti per me sono pregi, quindi vedete l'ammaliatore, no? Non sono degno di te, non puoi fare quello che vuoi con me. Quindi effettivamente questo dispotismo, questa autoritarietà di questa persona già si vede da alcuni di questi biglietti. Vi do qualche letterina. Allora, vi do la Y, la X, scusate, di Xeno, la D di Domodossola. La B di Bice, Benedetto, la M di Milano, Matteo, la B ve l'ho già data, la V di Vittorio e la G di Gigi, mi scappano di mano ste, la R di Romeo e la C di, scusate, guardate, mi è venuto fuori un 8. E l'8, il numero 8, magari questo numero 8 potrebbe avere a che vedere con questa situazione, il numero 8. Ok? Vedete un po' voi. Allora, ovviamente, se voi siete disponibili ad avere un flirt, un qualcosa che comincia e finisce, la stessa è perfetta. Se volete qualcosa di più, sappiate che per una parte di voi questo è possibile, non per tutti, però perché le carte dicono di più. Parlando di più dell'eventuale flirt, ok? Comunque qualcuno conoscerete, poi
sta a voi decidere cosa volete fare. Benissimo, io vi saluto, spero che la stessa vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciate un like e iscrivetevi al canale, se non siete ancora iscritti, e noi ci troviamo la prossima volta. Ciao! Allora, per quelli che vengono dopo di voi, un attimo solo per preparare il tutto per chi ha scelto la rosa rosa. Tempo di metter via, un po' di pazienza e partiamo con la rosa. Mettiamo via il fiore, le carte, tutto quanto e partiamo con la rosa. Allora, ripeto, per la rosa. Vacanze estive, flirt, nuovo amore, ritorno. Allora, per chi ha scelto la rosa rosa, ecco qua il vostro bel fiore che avete scelto. Quindi, cosa c'è sarà per voi in queste vacanze estive, per voi che avete scelto questa bella rosa rosa? Un flirt, un ritorno, un nuovo amore. Vediamo che tipo di amore ci sarà per voi quest'estate. Speriamo che si veda la rosa rosa, che si dovrebbe vedere da quella posizione. La metto più in qua per essere sicura che si vede, sempre che non si vede. Va bene, allora vediamo un po', voglio fare un po' di mazzetti. Cosa abbiamo fondamazza? Abbiamo una bella forza, quindi sicuramente in questo periodo vi sentite abbastanza in palla, per così dire, amici o amiche che state guardando, ben salde sul vostro terreno, nei vostri ragionamenti, la vostra vita va abbastanza bene, credo. Siete molto forti, molto decisi, vedete questa persona che apre addirittura la bocca a questa fiera, cioè è sicura di vincere. Quindi in questo periodo per voi è un momento vincente, un momento in cui vi sentite forti e sicuri di voi, o comunque che avete la forza di affrontare qualunque tipo di problema. Questo è come dicono le carte che vi sentite. Vediamo qualche carta. Intanto vediamo queste cinque carte. Allora abbiamo la regina di denari, la torre, un quattro di spade, una papessa e un otto di denari. Come vi dicevo prima, è un periodo questo per voi bello potente, di sicurezza, di pensieri positivi per l'avvenire. Avete finito un periodo pesante della vostra vita, ma è finito. Questo quattro di spade ci dice che avete ancora un pochino di incertezza, ma la supererete. Siete pronti o pronte per andare avanti per la vostra strada, le prospettive le avete. Queste carte sono molto belle. Secondo me, riuscirete in qualunque cosa voi volete realizzare quest'estate. Vediamo però se questa persona, che tipo di persona incontrerete e che tipo di situazione amorosa avrete. Vediamo. Questa è venuta fuori, la prendiamo. Allora, è un re di spade il personaggio che incontrerete, però vediamo che tipo di situazione, che tipo di situazione, che tipo di situazione. Abbiamo un re di coppe, un diavolo, un tre, un sole. Allora, qua per la maggior parte di voi credo che parliamo di un possibile ritorno.
qui ci sono due figure di uomo, quindi probabilmente è possibile che qui parliamo di una situazione amorosa in cui o voi o lui non siete liberi, perché abbiamo due figure in generale, la carta del diavolo, quindi la carta dell'ossessione amorosa, l'ossessione amorosa complicata, problematica, di quello che non si riesce a ottenere. Quindi probabilmente o voi o lui siete impegnati. Quindi qua parliamo sicuramente di una situazione in cui c'è un ritorno o un possibile ritorno. Vi dico qualcosa. Allora, intanto qua vediamo due personaggi. Uno raffigurato come re di spade e l'altro raffigurato come re di coppe. Quindi potrebbe essere uno la persona che voi volete e l'altro il rivale o la rivale. Perché anche se è una rivale non è detto che esca con fogge femminili, no? Comunque quest'uomo non è libero, questo re di spade che non è libero. Probabilmente la relazione è in fermo perché probabilmente voi non potete stare con questa persona per qualunque motivo, e alla fine, siccome lui è impegnato, a un certo punto voi o lui, uno di voi due ha detto basta. Lui è legato, lo metto qua questo che è meglio, così per capire. Lui è legato a doppia mandata con questa persona, non può liberarsi di lei. Ci sono rapporti con questa donna. Se siete uomini, volgete al maschile, femminile, anche d'affari, quindi c'è una situazione con questa donna intricata, per cui lui per tanti motivi, sia motivi di interesse, diciamolo, che motivi di, proprio perché, non so, è una relazione, è sposato, comunque, o magari sono di mezzo dei figli, in ogni caso è legato mani e piedi con questa persona e non si può liberare da lei. Ok, non si può liberare. Lui vorrebbe, ce lo dice questo sole, liberarsi di tutto questo gioco, di questa situazione di incatenamento per stare con voi, però di fatto non può, perché è legato a questa donna. Quindi per quelli di voi della Rosa Rosa che stanno guardando, qua mi viene fuori un eventuale ritorno, ma una situazione con una persona già impegnata. Per cui se non è così, lasciate andare e spegnete o ascoltate un'altra stesa. Vediamo se riuscirete, se riuscirà questa persona a districarsi da questa catena con questa donna che lo opprime, che lui non ama più perché vuole bene a voi. Vediamo se riuscirà a eliminare il problema, cioè non eliminare, che elimina, a districarsi, a togliersi da questo inghippo, questa donna, questa situazione familiare. Qua ci siete voi, quindi come vi dico, lui vi vede come la regina di coppe, lui vi ama. Il carro. Il carro è una carta che indica un qualcosa che si muove, un movimento in avanti. Quindi è possibile che questa persona riesca finalmente, entro quest'estate, a eliminare il problema. C'è anche questo fante di bastoni che indica delle buone notizie, in attesa e veramente buone. Ok, allora. Questa persona ce la farà a finalmente risolvere i problemi con questa donna, riuscirà a scardinare queste catene e finalmente a stare con voi, perché le carte dicono questo. Ok, voi della Rosa Rosa. Vediamo cosa vi dirà questa persona quando verrà da voi trionfante dopo aver mollato questa donna opprimente, questa palla al piede. Poi vi prendo anche qualche iniziale. Ti penso sempre. Mi manchi anche se ci sei, quindi questa persona ci tiene molto a voi. Ti chiedo scusa, e certo, effettivamente, sei un'altra persona. Mi hai fatto troppo soffrire. Effettivamente, perché queste situazioni amorose fanno soffrire entrambe le persone. Avrei potuto darti di più e ci credo. Mi hai deluso tanto. Effettivamente lui è anche un po' deluso da voi perché è come se voi non aveste ben capito la sua situazione, questo suo essere incatenato a questa persona
senza riuscire a staccare le catene, a tagliare le catene, però a quanto pare ci riuscirà quest'estate, per cui finalmente tornerà da voi. Quindi per voi della Rosa Rosa qui parliamo di un ritorno, ok? Vediamo qualche letterina per voi. Ovviamente se non vi corrisponde lasciate andare. P, quest'uomo potrebbe cominciare il suo nome o cognome con la P oppure con la C, Paolo, Cristian, Cateno, o con la N di Nicola, la G di Gigi, la B di Benedetto, la T di Tommaso. E poi vi do il numero 2. Questo numero 2 magari ha a che fare con la situazione vostra, il numero 2. 2. Bene, io vi saluto, spero che la stessa vi sia piaciuta, se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Ovviamente, come vi dico sempre, se non vi corrisponde lasciate andare, Sono solo intrattenimenti, non si vengono alla lettera, assolutamente, soprattutto quando non corrispondono non dovete farli per forza vostri, piuttosto ascoltate l'inizio delle altre stese o non prendete questione, spegnete immediatamente il video. Allora metto via queste cose tra un attimo, vengo da voi e cominciamo l'ultima stesa, quella la stesa della menta. Della foglia di menta, la metto via questo, mettiamo già questo qui, arrivo tra un attimo, arrivo tra un attimo. Bevo un goccio perché ho una sete terribile, fa un caldo oggi pazzesco. Scusate, ma veramente fa un caldo. Allora, vediamo un attimino per voi che avete scelto la menta, ecco, questa bella foglia di menta, che cosa accadrà per voi. Quindi queste vacanze estive, cosa ci sarà per voi? Un flirt? Un nuovo incontro? O un ritorno? Vediamo. Allora, prendiamo intanto 5 carte per vedere come siete messe voi, quali sono le vostre energie. Le metto più in qua perché queste carte sono grandi, magari mettiamo 3 qua davanti e 2 di qui. Aspettate che le tiro. Sono molto belle queste carte, però sono grandissime. Allora, lo mettiamo qui così, la menta spero che si veda. Allora, vediamo un attimino le vostre energie come sono, eh? Voi che guardate, abbiamo un bel 10 di denari, la carta della stella, la carta del 9 di bastoni, la carta del 4 di bastoni. E la carta dell'asso di spade. Allora, in questo periodo è un gran bel periodo per voi. Siete vicini, state per ottenere qualcosa di veramente importante, qualcosa che stavate sognando da una vita, che sognavate da una vita e che finalmente pare che finalmente voi riusciate a raggiungere un obiettivo, una vetta, una gratificazione, un riconoscimento di qualcosa di veramente importante per voi. Come se all'improvviso trovaste un forziere con tanti denari. Questo è per voi quello che state per raggiungere. Una cosa che sognavate da tanto tempo, che finalmente si realizzerà. Ce lo dice anche questa carta dell'asso di spade, quindi la carta della vittoria, di quello che veramente si riesce a ottenere. Questa carta della stella, della speranza, la carta della guarigione, di quello che finalmente c'è la possibilità di realizzare, no? Le stelle ci fanno pensare alle cose che noi desideriamo, no? Ma voi questa cosa finalmente riuscirete a realizzarla. Questo 4 di denari, che è la carta, diciamo, della rigidità in un certo qual modo di chi è aggrappato
a ciò che è veramente importante per lui, che in questo caso è un qualcosa che non ha a che fare con l'emotività e neanche con l'amore, ma un qualcosa che ha a che fare con gli affari. Quindi voi realizzerete una cosa che è importante per voi, o dal punto di vista del denaro, degli affari, del lavoro, ma una cosa a cui voi praticamente siete aggrappati, una cosa per voi molto 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 importante, importante per la vostra vita. Ebbene, voi questa cosa finalmente la realizzerete e questo è un fatto. Adesso vediamo però, dopo questo, cosa ci dicono le carte per quanto riguarda l'amore. Quindi cosa ci sarà? Comunque un flirt, un ritorno, un nuovo amore. Vediamo. Dopo queste belle carte iniziali, speriamo che anche per l'amore, effettivamente. Quindi voi siete belle che positivi, perché finalmente realizzerete o avete già realizzato questa cosa che agognavate da tanto tempo. Quindi comunque siete in un certo stato di grazia di questa cosa che finalmente state realizzando o avete realizzato. Abbiamo la carta dell'appeso, la carta dell'otto di bastoni, la carta del 10 di coppe, 5 di denari e il 7 di bastoni. Allora, per quanto riguarda l'amore, probabilmente state uscendo, siete usciti da poco, la situazione amorosa è un po' pesante, dove vi siete sentiti traditi, forse questa persona vi ha tradito, è passato un po' di tempo per la maggior parte di voi da quando è finita questa relazione, ma ancora avete l'amaro in bocca, vi sentite ancora come se foste al freddo, chiusi, nei confronti delle persone nuove che potete conoscere, voi che avete scelto la menta. E sinceramente siete un po' sfiduciati, avete paura di ritrovare, incontrare una persona nuova che vi faccia soffrire. Quindi c'è in voi questa situazione un po' pesante. Però queste carte qua, questo 10 di coppe e questo 8 di bastoni, ci indica che effettivamente per voi sono arrivo delle belle novità in amore, che conoscerete qualcuno durante un viaggio, quindi o mentre sarete in vacanza o durante il viaggio che vi porterà in vacanza. Vediamo qualcos'altro. In ogni caso, qua parliamo di un amore nuovo per voi, un amore nuovo. Abbiamo il 3 di denari, il sole, il 2 di denari, la carta del blocco della scelta, 6 di denari, il 9 di denari, 6 di coppe, abbiamo il fante di spade. Allora, in questo momento, proprio in questo momento, il vostro cuore è un po' chiuso, effettivamente. Siete un po' feriti o ferite da queste situazioni amorose, questa situazione amorosa che è finita da un po'. Non avete dimenticato del tutto questa persona e siete un po' dubbiosi, per il vostro futuro. Quindi, siete molto sulla difensiva voi, non tanto siete ben disposti verso un nuovo amore. Vediamo qualche altra carta. Fante di bastoni. Vediamo qualche altra carta. Diamanti. Allora, voi questa persona la conoscerete, nuova. Una persona che potrebbe diventare importante per voi, però voi siete veramente molto chiuse,
In questo momento non sei disponibile neanche a un flirt, men che mai per un nuovo amore. Per cui se anche questa persona doveste voi incontrarla e la incontrerete quest'estate, voi neanche la vedrete. C'è in voi molta amarezza per questa relazione finita. Questa promessa, perché gli amanti non sempre indicano qualcosa di positivo, per questa promessa che non è stata mantenuta. Questa persona che vi ha molto deluso, questo amore che voi pensavate che fosse importante, che appunto è finito da un po', non perché ancora voi siate innamorati di questa persona, proprio per la delusione che avete provato. Quindi ora come ora il vostro cuore non è pronto per una nuova persona. Siete ancora molto delusi voi che avete scelto la menta. Quindi se anche questa persona arriva lì, voi non la volete. Ora come ora no. Dovete ancora guarire dalle vostre ferite. Allora, voglio vedere però adesso se incontrando questa nuova persona voi magari cambiate idea diciamo, riavvicinarvi a una persona. Vediamo se cambiare, se le carte dicono, sanno se voi cambierete idea. Nel momento in cui incontrerete questa persona, cioè se in base alla persona che avete davanti vi deciderete di nuovo a riaprirete il vostro cuore. Prendo altre due carte, vediamo se riaprirete di nuovo il vostro cuore all'amore quando incontrerete questa persona. Diavolo, luna. No, mi spiace ragazzo o ragazze, non ce la farete. Anche se incontrerete questa persona, non l'accoglierete questa nuova persona. C'è questa carta della luna, dei segreti, di quello che non si sa, della paura per il futuro, questo re di spade, il mal d'amore, il mal di cuore, il non riuscire a riprendersi da questa situazione amorosa, questo diavolo, l'ossessione della catena, questo rimanere incatenati al passato, quello. Non ancora, ragazzi o ragazze, non ancora, non ce la farete ancora entro quest'estate, liberarvi da queste catene dell'ultimo amore finito male. Avete bisogno di tempo per rimarginare le vostre ferite, però in futuro ce la farete, ma non ancora. Le carte dicono che ancora non siete pronti, ecco, dicono di no, però io spero che non sia così. Ovviamente se non vi corrisponde vuol dire che non era per voi, lasciate andare, però a me le carte mi dicono questo, voi che avete scelto la menta. Benissimo, io vi saluto, spero che la stessa vi sia piaciuta, comunque che vi abbia corrisposto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!